Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore e benvenuti in un nuovo Cleaning Motivation. Oggi vi mostro cosa faccio quando proprio non ho voglia di pulire, ma voglio comunque avere una casa impeccabile ed ordinata. La prima cosa che faccio è quella di andare a mettere a posto tutto quello che trovo in giro, spesa inclusa. Mettere tutto al proprio posto immediatamente vi farà prima di tutto recuperare tempo e poi darà appunto ordine ad ogni zona della casa. Un altro step importante, furbo e fondamentale è quello di svuotare immediatamente la lavastoviglie. In questo modo, svuotando la lavastoviglie, potrete utilizzarla come vano per mettere via tutte le cose che avete nel lavandino e che magari appunto non volete lavare subito, quindi la potrete utilizzare quasi come un vano degli orrori dove mettere all'interno i piatti sporchi, i piatti già utilizzati, i bicchieri, così appunto da non tenerli a vista nel vostro lavandino. Mi trovo benissimo con questo vano estraibile dell'angolo della mia cucina IKEA, dove riesco tranquillamente a riporre all'interno tutte le pentole, i coperchi, i vari scolapasta in una maniera veramente molto agevole e semplice e soprattutto appunto ordinata. Non dimenticate mai di mettere tra una padella e l'altra il cosiddetto salvapadella, come lo chiamo io, i miei li ho acquistati all'IKEA. Una volta riposti tutti i piatti e bicchieri sporchi all'interno della lavastoviglie e aver liberato il piano da eventuali vassoi, carte, pentole ancora presenti, vado a dare una pulita, una rinfrescata al mio lavabo e lo vado a fare in una maniera molto semplice e veloce, perché comunque se riuscite a tenere in ordine momento dopo momento il vostro piano della cucina e il vostro lavabo, vi servirà veramente andare semplicemente con acqua calda a dare una sciacquata veloce senza neanche l'ausilio di spugnette o altro. Io in questo caso utilizzo Rio Melaceta, con il quale mi trovo molto molto bene perché riesce a sgrassare in maniera veloce e in modo naturale, e andate appunto a dare una pulita velocissima, ci vogliono veramente 30 secondi al vostro lavabo, che in un battibaleno sarà profumato e nessuno saprà che i piatti sporchi in realtà sono già in lavastoviglie. Se non avete la lavastoviglie, mi raccomando di non far accumulare i piatti all'interno del vostro lavabo. Passiamo adesso invece ad un consiglio furbo per spolverare in maniera veramente veloce tutte le vostre superfici. Come sapete, adoro l'home decor, di conseguenza ho molte decorazioni in casa. Con lo Swiffer, questo pannetto cattura polvere, veramente mi bastano 2 secondi per riuscire a pulire le superfici in maniera super veloce, ma soprattutto super efficace. Riesco a spolverare tutte le superfici nella metà del tempo, ma soprattutto riesco anche a farlo passare nelle zone più strette, trattandosi semplicemente di un tovagliolino che però ha un fortissimo potere di cattura polvere. Quindi non mi serviranno spruzzini ed altri detersivi e avrò recuperato un sacco di tempo. Passiamo ora ad una cosa fondamentale, ragazze: il disordine e soprattutto mentale e visivo. Cercate di far scomparire tutti i giochini dei vostri bimbi che trovate in giro. Un'altra cosa che mi piace fare per dare subito un effetto più ordinato alla mia casa è quello di abbassare le tende e poi andarmi a dedicare a uno dei punti focali della nostra casa, ovvero il salotto. Vi basteranno veramente 2 minuti, sgombrare il divano dalle cose che magari avete lasciato precedentemente, sistemare i cuscini
e andare appunto a dare un vostro tocco di stile a questo angolo fondamentale delle nostre abitazioni. Come vi dico sempre, l'ingresso è fondamentale e ahimè non bisogna tenerlo come lo avevo io nei giorni scorsi, ovvero con le scarpe a vista, i giacchetti a vista, cose da portare in garage, e allora immediatamente prendetevi 5 minuti per riporre le scarpe al proprio posto, i cappotti sull'attaccapanni o nella cappottiera come nel mio caso, e cercare di sgombrare il più possibile la zona per renderla appunto più utile nel momento in cui entrate in casa. Se avete poi, come me, fatto da poco tanto decluttering, prendetevi quei 10 minuti per portare tutto in garage e rimettere tutto a posto. Vedrete la soddisfazione di avere un'area pulita e sistemata. Un altro segreto per evitare di avere una casa sciatta è quella di investire in buoni fiori finti e piante finte. Ne trovate tantissimi in commercio, non dovrete preoccuparvi di innaffiarli o tenerli in vita e vedrete che il risultato sarà assicurato. Voglio adesso svelarvi un angolino del mio nuovo studio. Vi ho promesso che vi farò il room tour e ragazzi ci siamo quasi, lo vedrete prestissimo su questo canale. È molto importante tenere anche la postazione del vostro lavoro ordinata e veramente anche in questo caso basta rimettere al proprio posto le cose dove devono stare e evitare quindi di creare disordine. Una passatina anche qui di Swiffer sul mio piano in vetro e il gioco è fatto. Uno dei posti in casa dove è più semplice creare disordine è sicuramente il bagno. La prima cosa da fare è liberare le superfici. Eh sì ragazze, deve diventare assolutamente il vostro mantra. Rimettere tutto al proprio posto vi libererà tantissimo spazio e immediatamente darà ordine. Un altro trucchetto è, se non avete voglia di pulire in profondità i sanitari, perché magari appunto utilizzate queste tecniche tutti i giorni, utilizzate appunto un detergente tipo il Napisan che va comunque a disinfettarvi le superfici e a deteggerle. Vi basterà un po' di carta e 5 minuti per passare sia i lavabi che il WC e il risultato anche in questo caso sarà veloce, profumato ed assicurato. Inoltre per il pavimento io sto utilizzando adesso queste salviettine imbevute che anche in questo caso detergono e puliscono il nostro pavimento lasciando comunque un gradevole profumo. Parlando poi di profumi, non dimenticate mai di accendere una candela. Dopo aver riordinato il vostro salotto, la vostra cucina, è fondamentale dare appunto un tocco anche di profumo. Se non vi piacciono le candele, ci sono tantissimi profumatori in commercio. Questo è al cotone, il primo azzurro che avete visto, mentre quest'altro ha una fragranza di fiori che immediatamente appunto renderà la vostra casa più piacevole. Infine, il tallone d'Achille. Non lasciamo i vestiti piegati o anche non piegati in giro, andateli a rimettere immediatamente nell'armadio e il gioco è fatto. Pochi e semplici trucchi per avere una casa ordinata senza fatica. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi su Filomena Amore. Noi ci vediamo al prossimo, ciao!